Internews.it presenta il TG Internews. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Internews. Simone Inzaghi prepara l'ultima sfida del 2022, cominciando già a pensare ad eventuali scelte di inizio anno. Se sul fronte rinnovi incombe la possibilità di un passo indietro, su quello calciomercato la società nerazzurra guarda avanti. Il 24 dicembre è ormai passato, ma per l'Inter è comunque vigilia. Domani i nerazzurri affronteranno il Sassuolo al Maffei Stadium alle ore 17. Per l'ultimo test dell'anno, Simone Inzaghi avrà a disposizione tutti tranne tre elementi. Stefan De Vrij, costretto a fermarsi dopo l'infortunio rimediato nell'allenamento di ieri. Lautaro Martinez, non ancora tornato a Milano. E anche Marcelo Brozovic, appena rientrato da Piano Gentile ma non convocato per la trasferta a Reggio Emilia. Il croato, che aveva saltato la finalina di Qatar per un problema al polpaccio, deve puntare alla sua condizione migliore in vista del nuovo anno ed è perciò meglio evitare inutili rischi. Confermata in attacco la coppia Dzeko-Lukaku, che contro la Regina ha segnato il successo dei nerazzurri e che per la sfida contro il Napoli metterà Simone Inzaghi di fronte a un bivio. Lautaro Martinez al suo rientro infatti farà di tutto per prendersi il posto da titolare, sfruttando la carica data dalla vittoria del Mondiale. Anche l'infortunio di Stefan De Vrij sarà motivo di ulteriori dubbi per l'allenatore nerazzurro sulle scelte di formazione per il big match di inizio anno. Da valutare se l'olandese, per il quale si escludono lesioni, sarà in condizioni per una partita in cui verrà richiesto il massimo. Francesco Acerbi è eventualmente pronto a sostituirlo, come già fatto a Reggio Emilia e come probabilmente farà domani contro il Sassuolo. E anche di Inter-Napoli ha parlato l'ex difensore nerazzurro Fulvio Collovati in un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Internews.it. A suo avviso la giusta coppia offensiva per la ripresa del campionato è Lautaro Martinez-Lukaku, ma non è da escludere comunque un ruolo di primo piano per Edin Dzeko. Contro il Napoli l'Inter dovrà vincere sulle fasce, che rappresentano la forza degli azzurri, insieme ad Osimhen in attacco, valore aggiunto per la squadra di Spalletti. L'ex difensore dell'Inter ha poi ovviamente detto la sua sul tema caldo degli ultimi mesi, il rinnovo di Milan Skriniar. Ad oggi è raro trovare calciatori con un legame alla maglia tale da mettere il guadagno in secondo piano, ha detto Collovati. Data l'offerta e la concorrenza, il fatto che non abbia ancora rinnovato è già un segnale e in caso di addio consiglia di puntare sui giovani. Per leggere l'intervista completa realizzata dal direttore responsabile Riccardo Spignesi, visitate il nostro sito internews.it. Oltre che del rinnovo di Skriniar, negli ultimi tempi si è parlato molto anche del possibile affare Thuram. Quelle che inizialmente sembravano semplici voci di calciomercato, adesso cominciano a concretizzarsi. La dirigenza nerazzurra sembra intenzionata a formalizzare l'offerta per l'attaccante del Borussia Mönchengladbach. La cifra ammonterebbe a 5 milioni di euro a stagione per un contratto di 5 anni. Dopo aver incontrato l'entourage dell'attaccante francese in occasione dei mondiali in Qatar, l'Inter continua a fare passi in avanti per provare a portare a Milano il vice campione del mondo. Per qualsiasi altra novità sul mondo Inter non perdetevi i prossimi appuntamenti con il nostro TG. Continuate a seguirci sul nostro sito internews.it e sui nostri social e scaricate gratuitamente la nostra app. Intanto io vi do appuntamento alla prossima edizione del TG Internews. Segui internews.it per restare sempre aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore. Se sei interista, non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter. Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nerazzurre, internews.it è quello che fa per te.